Cosa devi fare dopo aver esplorato il futuro desiderato del cliente con la Miracle Question? Beh, devi usare una scala. Chiedi alla persona: immagina una scala di 10 gradini, dove 10 è il giorno dopo il miracolo che mi hai appena descritto e 0 è l'esatto opposto. Tu dove ti collochi ora? Questa scala, che noi chiamiamo scala del presente, ti serve per far descrivere alla persona cosa funziona ora. Poniamo che risponda: mi sento a 3. A quel punto devi chiederle: cosa ti fa dire di essere a 3? E non a meno. Vedi come il linguaggio crea la realtà. Con questa domanda la inviti a descrivere tutti i punti di forza, le risorse, le capacità, le speranze che le fanno dire di essere a quel gradino e non più in basso. Persino se dicesse sono a 0, le potresti dire qualcosa come: accidenti, e nonostante tu sia a 0, come fai a essere ancora qui, a essere venuta per cercare di realizzare quel tuo futuro desiderato? Esattamente come visto nel video precedente con la tecnica della Miracle Question, devi portare la persona a descrivere ciò che funziona, però non è ciò che funzionerà nel futuro desiderato, ma ciò che funziona già adesso. Ad esempio, potrebbe dirti qualcosa come: beh, non sono più in basso, non sono a 2 perché non sono ancora completamente a pezzi. Ricorda allora che devi portarla a descrivere qualcosa di sempre più preciso e concreto. Quindi potresti chiederle qualcosa come: e cosa noti, cosa fai che non ti fa sentire ancora del tutto a pezzi? In più, come prima, ricorda anche che devi portarla a descrivere la presenza di qualcosa e non l'assenza. Dovresti rispondere qualcosa come: beh, perché non sto più tutto il giorno sdraiata sul letto a guardare il soffitto, potresti chiederle: e che cosa fai invece? Una cosa importante, che vale anche per la domanda del miracolo, è avere sempre in mente le migliori aspettative che la cliente ha riportato e di cui ho parlato nel secondo video di questa serie. Se la persona avesse detto qualcosa come: la mia migliore aspettativa è tornare a sentirmi sicura nelle relazioni con gli altri, beh, dovresti includere le relazioni con gli altri, il senso di sicurezza all'interno di queste descrizioni. Se invece ha espresso il desiderio di essere più sicura nel parlare in pubblico, dovresti anche portarla a parlare di questo tipo di situazioni e di ciò che è connesso. La scala è uno strumento molto potente perché permette alla persona di mettere sul tavolo le risorse di cui già dispone. E dopo averla descritta per 10-15 minuti, cosa si fa? Passi a quella che definiamo la scala del futuro. Immagina nei prossimi giorni di essere un gradino più in su. Cosa noterai e cosa farai di differente che ti farà dire di essere salita di un gradino? In modo simile alla Miracle Question chiederai alla persona di proiettarsi nel futuro, però soltanto un gradino più in su. Anche qui valgono le regole di prima. Chiedi molti dettagli, sostituisci l'assenza con la presenza, privilegia anche le descrizioni interazionali e chiedi delle descrizioni concrete, molto operative. Ad esempio, la persona ti potrebbe dire: beh, mi sentirei un po' meno depressa stando un gradino più in su, ma mi sentirei un po' meno depressa è la descrizione di un'assenza. Chiedile allora qualcosa come: ed essendo meno depressa, come sarai invece? Lei potrebbe rispondere qualcosa come: beh, un po' più su di tono, però ancora una cosa legata troppo a un stato interiore, quindi dovresti fare un'altra domanda. Deve essere una domanda che porti allo stato interiore verso delle azioni concrete, quindi potresti chiederle qualcosa come: e che cosa farai o noterai che sarà il segno che tu sei un po' più su di tono? Una risposta a questo punto potrebbe essere: beh, comincerò a fare più cose in casa, che va bene, però non è ancora abbastanza dettagliata e generica. E allora potrai chiederle: quali cose farai? E una risposta come: mi alzerei dal letto e lo rifarei, poi andrei a fare colazione e magari comincerei a cercare qualche lavoro su internet, sarebbe perfetta. Ovviamente da lì amplieremo il discorso, ricominceremo da capo chiedendo: che cos'altro farai nei prossimi giorni o noterai nei prossimi giorni che ti farà dire di essere un gradino più in su? Nel nostro workshop e nel libro Terapia Breve Centrata sulla Soluzione, sto indicando un po' il nano, un po' il libro, naturalmente andiamo molto più nel dettaglio, spieghiamo esattamente come fare e vediamo diverse particolarità, anche come per esempio quando il paziente dice non lo so, su cui ho fatto un altro video, per esempio. Intanto però la prossima settimana arriviamo a una degna conclusione.